100 storie che raccontano le eccellenze italiane nel settore della robotica. Da dove nasce l'idea di questo studio in collaborazione con Enel? Noi abbiamo questa maniera di affrontare settori importanti nella nostra economia, partire dall'Italia che c'è. Cercare nell'Italia che c'è le radici del futuro, l'abbiamo fatto nell'innovazione collegata alla produzione elettrica, alla mobilità elettrica, nell'economia circolare, lo facciamo nella robotica, perché se uno guarda l'Italia con un occhio non pigro, magari anche con un po' di simpatia, perché l'Italia merita simpatia, non merita distanza, diciamo, si scoprono tante cose, imprese, centri di ricerca, attività, istituti medi superiori. Quanti sanno, per esempio, che l'anno scorso la competizione della NASA sulla robotica spaziale è stata vinta da un istituto di Vercelli? E secondo è arrivato un istituto di Livorno, no? Allora guardare negli occhi quest'Italia ci fa capire qual è la chiave per affrontare le sfide del futuro, la crisi climatica, le grandi questioni aperte anche che riguardano la sanità, che riguardano l'ambiente. Bene, questa chiave per l'Italia è collegare tecnologia ed empatia. Collegare l'innovazione tecnologica a una dimensione umana che è iscritta nei nostri cromosomi, qualche volta ce ne dimentichiamo, qualche volta abbiamo parti di economia che prendono strade sbagliate, l'economia è nero, l'illegalità, ma una parte importante del nostro paese può essere messa al servizio di un futuro migliore.